sono ancora sconvolto. Sinceramente è una cosa pazzesca, perché averla cresciuta sciisticamente parlando con la nostra scuola estiva in Marmolada, con Osvaldo Alberti, il famoso Dallas, che è stato il suo vero maestro, ma era comunque nel nostro staff. Quando ho saputo della notizia sono rimasto veramente sconvolto. Parla con un filo di voce Maurizio Sommariva, allenatore, istruttore di sci alpino e maestro di sci. Un dolore immenso il suo e quello di tutti i colleghi per la perdita di Giulia Ramelli, allieva ieri, maestra di sci oggi. Questo ricordo di questa passione enorme, della sua dolcezza, e proprio questo, i suoi genitori che la portavano continuamente a sciare per farle svolgere questa passione che aveva. Nulla poteva fermare Giulia, neppure i trasferimenti faticosi da Venezia. Appena poteva, i genitori la portavano su a prepararsi e ad allenarsi, racconta Maurizio Sommariva, che ha seguito Giulia Ramelli nella preparazione tecnica per il conseguimento dell'attestato di maestra di sci. Aveva coronato il suo sogno e ieri il destino beffardo glielo ha strappato assieme alla vita. Erano circa le 16 quando nell'area vicino alle Cinque Torri e all'Averau, sotto il rifugio Nuvolà, una slavina con un fronte di 100 metri e un'altezza di una cinquantina si è staccata, travolgendo la 34enne scomparsa dalla vista del compagno Piero Paccagnella, 50 anni, da 20 direttore d'esercizio delle funivie Tofana Marmolada, che ha fatto scattare i soccorsi. Sono, secondo me, fatalità alle quali purtroppo chi ha questa grandissima passione va incontro, insomma. Non mi sento neanche di condannarli, perché fa parte appunto della passione della montagna, dello sci, e in queste giornate c'è, cioè, il grado 3 è comunque elevato, ma io sono per la fatalità, nel senso che anche un grado 2 non ti mette comunque a riparo da eventi del genere.